Questo programma è presentato da... L'omeopatia è una metodica terapeutica basata sulla somministrazione di sostanze vegetali diluite e dinamizzate. Queste stesse sostanze nell'uomo sano durante la sperimentazione hanno dato dei segni, dei sintomi simili a quelli che devo curare nel mio soggetto malato. Quindi io nel mio soggetto malato cercherò dei segni e sintomi che sono tipici della sostanza che in natura ha dato sperimentalmente questi sintomi e darò una sostanza vegetale molto diluita, molto dinamizzata, quindi a piccole dosi, capace di stimolare le difese dell'individuo malato e curare quindi i sintomi e la malattia in corso. Un caloroso bentornati a 30 minuti con la medicina naturale. Il medico tedesco Samuel Hahnemann, circa 200 anni fa, inventò un metodo di cura un po' particolare. Il sintomo per lui non rappresentava un'evenienza da sopprimere, come fa un po' la medicina tradizionale, che cerca di trovare una cura adatta ad ogni sintomo, ma diventava l'espressione di un malessere dell'organismo che andava curata in maniera molto delicata, andava riequilibrata. Quindi il sintomo ispira la cura del medico attento che va poi a prescriverla e ricorre a un rimedio che può venire dal mondo vegetale, dal mondo animale, ma anche da quello minerale, che va a causare, che potrebbe causare nell'organismo gli stessi sintomi della malattia. Ovviamente le dosi sono diluitissime e quindi va a lavorare in maniera molto delicata sul nostro corpo, facendo in modo che reagisca pian piano da sola, risolvendo i problemi e quindi la malattia. Per approfondire però questo argomento interessantissimo e utilissimo anche per i nostri amici animali, quindi non applicabile soltanto all'uomo ma anche all'animale, abbiamo qui con noi in studio il dottor Paolo Margaira. Benvenuto. Buongiorno, grazie, è un piacere grazie. Averla qui con noi. Grazie, buongiorno. Veterinario, omeopata e soprattutto esperto del comportamento, quindi lui si occupa di riuscire a creare delle buone relazioni tra l'animale e il suo padrone. Sì, esattamente. Allora, dottor Margaira, vediamo un po' come può l'omeopatia aiutare i nostri amici animali, perché una delle grandi obiezioni che viene fatta all'omeopatia è che si tratta di un rimedio che in ogni caso ha un effetto placebo, quindi in realtà noi ci convinciamo che il rimedio ci faccia bene, ma secondo alcune ricerche, secondo alcuni scienziati, in realtà non è così. L'omeopatia quindi non sarebbe efficace. E penso che l'uso negli animali, dottor Margaira, smentisca questa affermazione. Assolutamente sì, in realtà ecco, il dibattito acceso è molto fertile, l'effetto placebo è stato anche dimostrato, ci sono degli studi di genetica che hanno differenziato persone più sensibili da persone meno sensibili, stessa cosa per gli animali, anche perché il placebo implica anche un certo grado di aspettativa di quello che si sta facendo, però negli animali è un discorso che è diverso naturalmente, quindi l'omeopatia è assolutamente utilizzabile sugli animali, con buoni effetti, assolutamente senza nessun tipo di effetto collaterale, bisogna essere bravi, però ecco, ci può essere anche un'influenza effettivamente del comportamento del proprietario sull'animale che può modificare la sua risposta alla terapia. Questa è una cosa molto interessante, l'animale è come un'antenna, riceve molti segnali dal proprietario. E quindi è un po' il proprietario che, coccolando il proprio animale, prendendosene cura, in qualche modo riesce a influenzare anche lo stato di malattia. C'è un'influenza, c'è una risposta. Ci sono animali che imparano anche a fingere di stare male per avere l'attenzione del proprietario. Ah, ecco. Quindi, come facciamo nell'animale a fare una buona diagnosi? In realtà, quando è l'uomo ad essere malato, l'omeopata si prende cura di tutti i sintomi, quindi fa una valutazione accurata per capire qual è il rimedio più adatto a quel paziente. Come fa l'omeopata veterinario a rendersi conto di quale può essere il rimedio più adatto
al suo paziente animale, quindi? Diciamo che noi omeopati veterinari siamo un po' come i pediatri. Abbiamo a che fare con un essere vivente che non parla, ma comunica. Comunica e anche in maniera abbastanza evidente, senza poter mentire. Ci sono dei sintomi che sono molto evidenti nell'animale. Il problema o il vantaggio qual è? Che tra noi e il paziente c'è il cliente, il proprietario. Il proprietario è una risorsa molto importante nel percorso diagnostico. Perché? Perché è lui che deve parlare per conto dell'animale, deve dirci molti dettagli, la visita omeopatica è molto lunga e dettagliata. Il proprietario può mentire intenzionalmente, può mentire inconsapevolmente, ci sono dei fattori culturali, per esempio, che lo portano a nascondere alcune cose, per cui il colloquio deve essere anche fatto in maniera tale da lasciarlo parlare e far emergere determinate cose che a domanda diretta, per esempio, non sono evidenti. Per cui in realtà la parte difficile è decodificare il linguaggio del proprietario, perché sull'animale è abbastanza semplice capire le sintomatologie. Quindi non soltanto si capisce fisiche. Qual è il problema del nostro amico animale. Sì, assolutamente. È semplice sì. per l'omeopata veterinario. Sì, sì, assolutamente. Ci racconta un caso della sua pratica clinica veterinaria? Io lavoro, ecco, come abbiamo detto prima, principalmente sul comportamento degli animali, quindi sui problemi comportamentali. È una disciplina molto avvincente, perché bisogna interpretare quello che poi quello che potrebbe essere un comportamento sbagliato e dirci, capire cosa l'animale ci sta dicendo. Io ho lavorato spesso, per esempio, sui cani con paura dei fuochi d'artificio, siamo in periodo fra l'altro, o dei temporali, cani da caccia, che i cacciatori ovviamente non vogliono più perché hanno paura degli spari. Ecco, l'omeopatia può essere molto utile, però la pratica omeopatica vuole che molto spesso, se si usa il rimedio giusto, all'inizio ci sia un aggravamento. Quindi il paziente aggrava la sintomatologia che accusa per poi migliorare di conseguenza. E nella paura degli spari ho lavorato su un cane da caccia, appunto, con un rimedio borax nella fattispecie, che è fatto apposta, e naturalmente all'inizio questo cane, il proprietario mi ha telefonato abbastanza contrariato, preoccupato. Perché questo cane, sì, anche se cadeva una penna per terra, scappava via sotto il letto e non usciva più. Avrà pensato, dottore, non stiamo combinando nulla, abbiamo peggiorato la situazione. sì, ho avuto il mio bel da fare per gestire, diciamo, le ire del proprietario, poi però piano piano la situazione è andata stabilizzandosi e siamo riusciti a lavorarci molto meglio in una seconda fase. Quindi i rimedi naturali, quindi in questo caso i rimedi omeopatici, ci possono servire non solo per curare un problema fisico del nostro animale, ma anche per aiutarlo a trovare un equilibrio nel suo comportamento, mi pare di capire. Assolutamente sì. L'animale non è soltanto fisico, non è soltanto istinto. Oramai la scienza ce l'ha dimostrato, l'animale è un essere non solo senziente, ma con delle capacità cognitive, ha una mente, ragiona, prova delle emozioni e trae delle conclusioni dalla vita, quindi prova anche il disagio comportamentale, quindi è possibile lavorare su queste sfere anche a livello omeopatico, soprattutto a livello omeopatico, perché lavorare sul comportamento dell'animale significa anzitutto modificare le abitudini del proprietario, il modo di comunicare, però al di là di quello molto spesso non ci sono molte alternative farmacologiche, chimiche per interagire col comportamento. L'omeopatia è una grande risorsa da questo punto di vista, perché può andare in maniera mirata sul comportamento, sul problema di tipo, chiamiamolo, mentale, comportamentale. Ci sono delle piccole accortezze che nell'uomo vanno rispettate. Ci sono alcuni rimedi che vanno presi a digiuno, altri a stomaco pieno. Viene suggerito in alcuni casi di non utilizzare caffè o menta subito prima di assumere i rimedi omeopatici. Ci sono delle piccole accortezze che magari valgono anche per i nostri amici animali. Come dobbiamo somministrare i rimedi nel modo più giusto? Allora, naturalmente, ecco, queste accortezze che ci sono in medicina umana non sono sempre applicabili sui nostri amici animali. Perché? Perché talvolta la somministrazione può essere anche pericolosa per il proprietario, molto spesso può essere morso o graffiato, e quindi ci sono degli animali che non sono assolutamente tolleranti, per cui rispettare per esempio la distanza dei pasti o, diciamo, sostanze dal sapore forte, non tanto, perché il cibo alla fine è sempre quello, per cui noi ci concediamo una maggiore elasticità. Quindi il consiglio più pratico è quello di mischiarlo a un po' di cibo prima di mangiare, oppure anche il rimedio diluito con la siringa senza acqua in bocca può essere utile, o addirittura in poco parmigiano. Noi dobbiamo trovare il compromesso e utilizzare un poco l'alimento, anche perché comunque l'importante è il contatto della sostanza con determinati recettori.
che a prescindere dall'alimentazione possono essere funzionali e funzionanti. Un altro problema che ci si pone spesso è la possibile interazione tra un rimedio omeopatico e il farmaco. È possibile questa interazione nell'animale, quindi si può utilizzare tranquillamente sia il farmaco che il rimedio omeopatico? Danno una buona sinergia d'azione? Certamente. Uno degli obiettivi dell'omeopatia, che molto spesso viene anche travisato, è quello di affiancarsi alla terapia classica farmacologica, non soltanto come alleanza terapeutica, quindi anche per potenziare, ma come sinergia, per arrivare a un equilibrio. Molto spesso si comincia una terapia omeopatica per ridurre gradualmente la terapia farmacologica fino, se possibile, anche a eliminarla. Certo. O comunque affiancandola nelle terapie croniche. Parlo per esempio della leishmaniosi nel cane, parlo della terapia oncologica, parlo delle terapie delle malattie autoimmuni, quelle in cui l'unica alternativa è il cortisone. Allora, affiancando la terapia omeopatica si può o almeno eliminare gli effetti collaterali, ridurli, gestirli, oppure arrivare anche a una sostanziale riduzione della terapia farmacologica, ma l'alleanza in questo caso è molto 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 valida. Altra sinergia importante penso sia quella con l'alimentazione, è vero? Sì, sì, è una cosa molto importante. In realtà, ecco, alle volte noi stessi tendiamo a somministrare il rimedio e a sperare, aspettare che sia soltanto il rimedio omeopatico a funzionare, senza considerare tutto ciò che è anche terapia. La terapia non è solo farmacologica, la terapia, parliamo per esempio degli animali, per me la terapia, quello che scrivo in ricetta, è anche la passeggiata. Il cane deve passeggiare per essere felice e la felicità fa stare bene. Stessa cosa per quanto riguarda l'alimentazione. Un'alimentazione bilanciata, un'alimentazione calibrata sulle necessità non soltanto metaboliche, anche immunitarie dell'animale, è una base fondamentale, una base importante, e molte volte ci troviamo di fronte anche a dei fallimenti terapeutici proprio perché non riusciamo a intervenire sull'alimentazione, che talvolta è anche causa delle problematiche. Quindi un'alimentazione sana, calibrata, possibilmente domestica, ma seguita da uno specialista veterinario, è una buona base per una buona terapia. L'omeopatia è fatta soprattutto come rimedi da granuli, gocce, tinture madri, sciroppi, anche fiale, perché ci sono anche dei rimedi omeopatici che si possono usare per via iniettiva. Lei quale preferisce e quale è più facile somministrare ai nostri amici animali? Qual è più gradita? Beh, allora, gradita, ecco, il granulo, quello, il classico granulo di zucchero impregnato del rimedio, è quello che può essere gradito a determinati animali, però, come ripeto, ci sono animali che sono intolleranti proprio alle somministrazioni forzate, per cui, diciamo, io personalmente prediligo le gocce diluite in acqua somministrate con la siringa senza ago. È vero anche che gli animali che sono tolleranti ce lo concedono. In quel caso, diciamo, la terapia per iniezione, la terapia quindi con siringa, spiegandola naturalmente al proprietario, è molto vantaggiosa perché ci garantisce una somministrazione totalmente controllata. Sappiamo quanta sostanza diamo e in che modo viene assorbita, mentre con la somministrazione per bocca non siamo molto sicuri, e questo è importante. No, assolutamente, vogliamo prenderci cura al meglio dei nostri piccoli amici. Quali sono, secondo lei, un paio di rimedi da tenere a casa per ogni evenienza, per intervenire come pronto intervento sui piccoli problemi quotidiani che possono capitare ai nostri animali? Per esempio, su un gatto, una proprietaria di un gatto o un proprietario di un cane, cosa proprio non dovrebbero farsi mancare a casa? Beh, ecco, mi ricollego anche al discorso dell'alimentazione, visto anche il periodo, i problemi legati all'alimentazione. Noi molto spesso tendiamo a elargire, ecco, delle pietanze che non sono assolutamente, non dico commestibili, ma non sono salubri per l'animale. Quindi le intossicazioni alimentari, per esempio, sono quelle più frequenti. Il classico animale che vomita dopo aver mangiato qualcosa o di nascosto. Allora, in quel caso, per esempio, Nux vomica è un rimedio che io consiglio sempre di tenere in casa, perché diciamo, è un primo intervento prima di poter arrivare dal veterinario per capire che cosa succede. E in quel caso quindi ci è molto utile. L'arnica montana è anche molto utile per la traumatologia. Nell'immediato, dopo un trauma di qualsiasi tipo, la somministrazione di arnica ci aiuta particolarmente a modulare la risposta infiammatoria.
per poi quindi poter intervenire secondariamente con qualcosa di più mirato. Poi ecco, l'omeopatia non cura tanto il sintomo quanto la persona, l'animale nella fattispecie, per cui non è come avere un'aspirina o una tachipirina a casa, no, però questi rimedi possono essere molto utili nelle prime fasi. Ecco, come pronto intervento, poi ovviamente come diciamo spesso è necessario rivolgersi ai professionisti, alle figure professionali, non basta leggere su una rivista un rimedio particolarmente adatto a noi o ai nostri amici animali, è necessario che sia il professionista, quindi la figura di riferimento, a suggerirci il modo più giusto di intervenire su un determinato problema. Quindi quando si tratta dei nostri piccoli amici, rivolgersi al veterinario, e se vogliamo fare la scelta dell'omeopatia deve essere sicuramente un veterinario omeopata con il dottor Margaira, che ringraziamo per essere stato qui con noi. Ha aperto questa finestra importantissima sulla cura naturale dei nostri amici animali. Io vi aspetto qui tra pochissimo per la preparazione del giorno. Abbiamo a che fare con tutti i tipi di pelle, morbidezza e vellutata diventerà questa pelle, assolutamente. A tra pochissimo. Se essere bella non ti basta più, puoi sempre decidere di diventare sublime grazie ai 1000 servizi offerti dal Centro Estetico di Valentina in via Ascesa del Gesù, in pieno centro a Vibo Valentia. Trucco, luce pulsante, epilazione, trattamenti anticellulite e rassodanti, massaggio professionale. Troverai al Centro Estetico Sublime tutto quello che ti serve per sentirti una star. Puoi visitare il sito esteticasublime.it. L'unicità di questi pezzi, oltre che per la realizzazione manuale, è dovuta alla particolare decorazione eseguita interamente a mano. Laboratorio artigianale La Bottega dell'Arte, di Vitetta Francesco, via Terravecchia Superiore 128, Vibo Valentia. Telefono 349 8305 297. La Maisonette, negozio sito in Vibo Valentia, Corso Vittorio Emanuele III, è l'angolo caratteristico per la bellezza ed il benessere femminile. Si trovano oli corpo particolari, conosciuti ed apprezzati per rarità, purezza ed efficacia, e saponi profumati naturali senza additivi, provenienti da tutto il mondo. E tanto altro! La Maisonette ha scelto la natura. La Maisonette è il punto nascosto del tuo intimo segreto. Magia per il tuo corpo, olio delle fate, l'essenza della femminilità per il tuo benessere. Lo trovi in farmacia, erboristeria e online su www.erboristeriamagentina.it. Scopri l'innovativo e comodo sistema Pick and Pay. Eccoci al momento della preparazione di oggi. Per avere una pelle tonica, luminosa, morbida, è necessario prendersene cura, a partire dall'età più giovane. Non necessariamente solo la pelle matura ha bisogno di cure, ma dobbiamo partire in gioventù per assicurarci poi, quando gli anni passano, una pelle vellutata. Sicuramente possiamo ricorrere alla nostra preparazione del giorno per conquistarla. Vediamo insieme gli ingredienti della puntata di oggi. 2 cucchiai di aloe vera gel, 10 gocce di olio di argan, 10 gocce di olio di mandorle. In realtà, quando dobbiamo agire sulla pelle, l'aloe per tutti i tipi di pelle rappresenta un jolly. Riesce, grazie ai suoi principi attivi, particolarmente interessanti quali l'acqua, i polisaccaridi, le pectine, gli aminoacidi, le vitamine, a ridare alla pelle il giusto grado di idratazione. Quindi la pelle risulta subito, dalla prima applicazione, più morbida, più idratata. Ma dobbiamo anche tenere in considerazione che l'aloe gel è in grado di formare una pellicola protettiva, uno strato protettivo sulla nostra pelle, e le assicura quindi protezione nei confronti di tutte quelle sollecitazioni dell'ambiente esterno, quali il caldo, il freddo, gli sbalzi di temperatura. Quindi proteggiamo la nostra pelle sia d'estate che d'inverno grazie all'aloe vera.
L'aloe vera ha inoltre delle proprietà cicatrizzanti, rigeneranti sulla pelle, quindi ci consente di intervenire in maniera efficace anche sugli arrossamenti o sulle screpolature. Quindi la pelle dà subito più idratazione. Nella ricetta di oggi, all'aloe vera che vedete qui nella nostra ciotolina, ne ho messi 2 cucchiai abbondanti, all'aloe vera si aggiunge poi l'olio di argan. L'olio di argan viene ottenuto dai noccioli della pianta, del frutto di una pianta che è origine del Marocco, l'Argania spinosa. L'Argania spinosa fornisce alle popolazioni berbere, quindi alle popolazioni locali, un olio particolarmente interessante anche per le sue proprietà nutritive. Viene utilizzato nell'alimentazione di tutti i giorni e ha un leggero retrogusto di nocciola. Questi bei frutti somigliano un po' a delle grosse olive, all'interno delle quali appunto c'è il nocciolo che contiene poi questa sostanza che va spremuta, questo interno che va spremuto, dalla quale si ottiene l'olio di argan. L'olio di argan a noi è prezioso per le sue proprietà cosmetiche. Dalle prime applicazioni la pelle risulta più morbida, più vellutata, ma agisce anche sul rilassamento cutaneo, cosa molto importante soprattutto nell'andare avanti degli anni, perché riusciamo a dare alla pelle nuova vitalità e compattezza. Quindi ai nostri 2 cucchiai di aloe gel andiamo ad aggiungere l'olio di argan e ne aggiungeremo con il nostro contagocce 10 gocce. Dovete sapere che l'olio di argan ha delle proprietà interessanti anche sui capelli. I capelli più secchi, i capelli più sfibrati riescono a trovare nuova vita proprio grazie all'olio di argan. Quindi l'olio di argan può essere applicato tranquillamente anche per dare nuova luce ai nostri capelli. Interveniamo adesso con il nostro olio di mandorle. L'olio di mandorle lo conosciamo soprattutto per le sue capacità addolcenti ed emollienti sulla pelle. Ci consente di curare anche i piccoli arrossamenti, le screpolature, le irritazioni. È un rimedio interessantissimo soprattutto nella pelle dei più piccoli e lo otteniamo per pressione, quindi dalle mandorle. È un olio particolarmente delicato sulla pelle e ha delle proprietà elasticizzanti molto interessanti, tant'è che viene consigliato anche alle donne in gravidanza per riuscire a prevenire le temute smagliature sia sull'addome che sui fianchi e sulle cosce. Quindi utilizziamolo 1 o 2 volte al giorno anche per rassodare e rendere di nuovo elastica la nostra pelle. E possiamo poi mescolare il tutto con cura, quindi abbiamo arricchito l'aloe idratante con le proprietà nutritive ed elasticizzanti di questi 2 oli. Ecco, e ci teniamo pronti il nostro vasetto di quelli che non dobbiamo mai gettar via, li laviamo, li puniamo con alcol e li mettiamo da parte, pronti ad essere utilizzati alla prima occasione delle nostre preparazioni casalinghe. Ecco, non prepariamo mai troppo prodotto, è bene produrne un pochino alla volta in modo da essere sicuri di utilizzare sempre un prodotto fresco. Non contiene conservanti e quindi, a differenza dei cosmetici presenti sul mercato, non si conserva per troppo tempo. Un'altra cosa che suggerisco sempre, ecco, ora noi chiudiamo il nostro vasetto e lo abbiamo pronto da utilizzare 1 o 2 volte al giorno. Lo possono utilizzare tutti i tipi di pelle, perché anche sulla pelle leggermente grassa gli oli di cui abbiamo parlato non ungono, quindi vengono assorbiti facilmente dalla pelle, che diventa subito più tonica, elastica, ristorata. Tra l'altro è molto adatto anche all'estate, perché proprio non essendo untuoso regala morbidezza, splendore alla pelle anche durante la stagione estiva. Come vi suggerisco sempre, ricordatevi di provare le nostre preparazioni su un piccolo angolo di pelle, quindi magari sul polso, per verificare eventuali possibili allergie prima di applicarle sul viso. Passiamo adesso alla risposta al nostro telespettatore che ci scrive questa volta da Rossano. Rispondiamo a Michele. Michele ci scrive: ultimamente, a causa di un periodo di lavoro particolarmente stressante, soprattutto poco dopo i pasti, avverto un fastidioso bruciore alla bocca dello stomaco.
accompagnato da crampi e acidità. Il disagio è tale che mi sembra di avere una lama infilata in mezzo alle costole. Ho provato con gli antiacidi, ma il sollievo è temporaneo. Ci sono rimedi naturali che mi possono aiutare a stare meglio? Sicuramente, Michele. Intanto dobbiamo precisare che i ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, lo stress, un'alimentazione talvolta frettolosa e comunque composta male da un punto di vista nutrizionale, può dare questi riscontri negativi a livello dello stomaco, che quindi risulta indolenzito, brucia, può soffrire di sensi di nausea, senso di pesantezza, gonfiore e tutti questi disturbi, tutta questa sintomatologia può rendere difficile anche la quotidianità, ma il riposo notturno, perché è vero che può verificarsi subito dopo i pasti, come un po' come succede al nostro Michele, ma anche durante la giornata e perché no durante la notte, quindi interrompendo la tranquillità del riposo notturno. Intanto suggeriamo a Michele, ma a tutti coloro che ci seguono e hanno problemi di stomaco, che è importante seguire una dieta bilanciata, evitando i grassi, evitando le sostanze eccessivamente pesanti, evitando soprattutto i pasti frettolosi, ricchi di, tra l'altro, alcolici, bevande gassate, e dobbiamo stare attenti assolutamente anche al fumo di sigaretta, altamente irritante anche per lo stomaco. Spesso non lo si collega, ma è così. Quindi una dieta sana e lo sport possono aiutarci a star meglio, a far star meglio il nostro stomaco, che deve essere comunque curato, e noi nel caso specifico oggi vi suggeriamo con l'argilla. L'argilla è una sostanza minerale molto interessante perché ha una composizione varia, soprattutto a base di silicati, ma contiene all'interno anche dei metalli e contiene tanti sali inorganici. Quindi è molto ricca di ferro, di manganese, di rame, di mercurio. Sono sostanze importanti perché presenti nell'argilla in bassissime quantità, quelle quantità però necessarie che servono al nostro organismo anche per assumere questi oligoelementi che servono per una corretta nutrizione. Quindi riequilibriamo il nostro organismo grazie all'argilla, ma a noi l'argilla interessa oggi per le sue proprietà rigeneranti e cicatrizzanti a livello della mucosa gastrointestinale, perché riesce a dare sollievo, a calmare l'irritazione della mucosa che caratterizza proprio i fenomeni di gastrite, che probabilmente è il problema del nostro amico a casa, del nostro amico Michele. Quindi per dare sollievo alla mucosa infiammata interveniamo con l'argilla. Come fare a prepararla bene però? Ne utilizziamo un cucchiaino in un bicchiere d'acqua da preparare possibilmente alla sera. Lo metteremo poi a riposare sciogliendo bene, tentando di mescolare bene l'argilla. L'argilla non può ovviamente sciogliersi, la mescoleremo con cura e la lasciamo a riposare per un'intera notte. Al mattino consumeremo soltanto l'acqua argillosa che è presente al di sopra del sedimento. Quindi la consumeremo tutte le mattine per circa 30 giorni, facendo poi una pausa di 10 giorni e riprendendo un altro ciclo di cura di 30 giorni. Solitamente non si ricorre al sedimento che c'è al di sotto dell'acqua argillosa che va gettato via, ma in casi di estrema necessità dovete sapere che la soluzione che si riesce a ottenere con l'argilla ha un pH leggermente neutro che ci consente di agire come un vero e proprio antiacido naturale. Quindi bruciore, fastidio allo stomaco, magari subito dopo pasto, trovano un pronto sollievo proprio nel bere un'acqua preparata al momento con la punta di un cucchiaino di argilla e in mezzo bicchiere d'acqua. Quindi per come pronto soccorso possiamo ricorrere tranquillamente all'argilla. Ma dobbiamo dire che Michele ci parlava anche di problemi di crampi. E quindi diamo sollievo ai crampi di cui ci parlava Michele con delle piante specifiche che agiscono proprio sul dolore, sulla tensione che a volte spastica, che riesce ad attanagliare lo stomaco e l'intestino, perché di solito quando il nostro apparato gastrointestinale soffre non è solo lo stomaco a risentirne, spesso chi ha problemi di stomaco ha poi un po' di fastidi anche a livello intestinale. E quindi diamo sollievo ai crampi utilizzando delle piante che servono per la loro azione sedativa, non solo a livello del sistema
sistema nervoso, ma anche a livello della mucosa gastrointestinale, quindi riescono ad allentare la tensione muscolare che è presente all'interno della mucosa che riveste il nostro stomaco e il nostro intestino, dandoci un pronto sollievo. Favoriscono inoltre la digestione, perché nel caso specifico stiamo parlando soprattutto di una pianta interessante come la melissa. La melissa officinalis riesce quindi a dare sollievo sia allo stomaco sia allo stress, perché Michele probabilmente ha i disturbi di stomaco perché fa una vita particolarmente stressata per motivi di lavoro. Quindi diamo sollievo sia alla psiche che allo stomaco grazie alla melissa e alla camomilla. Ma la possiamo utilizzare in tisana e suggeriamo quindi a Michele una miscela specifica proprio per dare sollievo all'infiammazione dello stomaco e dell'intestino. E per la tisana possiamo ricorrere a 100 g di fiori di camomilla, 100 g di foglie di melissa, 100 g di foglie di menta, 50 g di finocchio. La utilizzeremo poi un cucchiaio da tavola raso per ogni tazza d'acqua bollente, lasciando in infusione una decina di minuti coperto per evitare che le sostanze volatili vadano via insieme al vapore acqueo o perdano di efficacia, e ne consumeremo poi, dopo aver filtrato, 3 tazze al giorno. Una cosa importante che voglio evidenziarvi è che, prima di tutto, l'argilla che utilizziamo per via orale deve essere argilla ventilata, è un tipo di preparazione particolare che le assicura un uso sicuro per via interna, e poi che quando i problemi di stomaco sono troppo prolungati è necessario rivolgersi al proprio medico per escludere attraverso una prevenzione, quindi una evidenza medica, scientifica, clinica, quindi le analisi giuste, che il problema non sia di una certa importanza. Non mi resta che salutarvi e naturalmente darvi appuntamento alla prossima puntata, la prossima settimana, con 30 minuti e la medicina naturale. A presto! Questo programma è stato presentato da...